Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi ho scelto un titolo che va a chiudere questo 2017 proprio perché è anche adatto alle serate di Capodanno, che sono abbastanza eterogenee, quindi hanno sia persone che sanno giocare che non giocatori, che magari ci sono dei gamer al tavolo che vogliono fare un gioco in attesa della mezzanotte senza doversi perdere il conto alla rovescia perché è troppo cervellotico. Insomma, vado a parlarvi di Photo Finish, gioco di Walter Nuccio per 2-6 giocatori della durata di 20 minuti a partita, edito dalla Plan Play, che ringrazio sia per avermi fatto da tutor a Essen che per avermi fornito la scatola che sto per andarvi a mostrare. Andiamo a vedere. Recensioni minute. Na, 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 na. Recensioni minute. Prima di iniziare la partita vengono mescolate le tracce delle piste, eventualmente ruotandole a proprio piacimento. Sono piazzate al centro del tavolo, si dispongono i 4 kart in ordine casuale a fianco uno dei lati e si è pronti per il primo round. Come si gioca un round? Si gira la prima carta a faccia in su e ora tutti i giocatori contemporaneamente dovranno determinare sulla propria plancettina qual è secondo loro l'ordine di arrivo dei kart. Nel caso uno finisca e ritiene di aver fatto giusto, dichiara finish. Tutti si fermano e si procede alla verifica. Se lui ha effettivamente azzeccato tutte le posizioni, allora si colleziona la carta della track, che in questo caso ci darà 6 punti vittoria, e la tiene a fianco a sé. Se invece ha sbagliato, semplicemente dovrà prendere una delle penalità coperte in questo modo e tenerla a fianco a sé. Tutti gli altri giocatori invece faranno un punto vittoria per ogni posizione che hanno azzeccato. Facciamo un esempio di classifica così è più chiaro. Allora, blu fa esattamente 2 passi come indicato qua e si ferma qui. Il giallo fa esattamente un passo, tocca la bomba, quindi esplode e quindi è eliminato. Rosso fa 4 passi, 1-2, sbatte contro il muro e quindi rimane in questa posizione. Verde infine ne deve fare 3, ne farà uno solo. Le posizioni finali quindi sono blu al primo posto, al secondo posto rosso, terzo posto verde e giallo distrutto. Facciamo un altro esempio di pista in modo che magari capiranno altre trappole. Ecco, come in questo caso. Ora, il blu ci fa 2 passi, bomba, distrutto. Il giallo ci fa 3 passi, 1-2, bomba, distrutto. Il rosso fa 4 passi, 1-2-3, guadagna una casella in più grazie al gasolio, 3-4-5 e quindi è distrutto anch'esso. Verde fa un passo. Le posizioni in questo caso della gara sono esattamente queste qua. Al termine della quinta gara si sommano i punti vittoria collezionati, si tolgono eventuali malus collezionati fino ad ora e neanche a dire chi ne ha di più è il vincitore. Direi che questo photo finish si spiega da solo. Se c'è qualcuno che si sta avvicinando al tavolo, diciamo che basta che vi guarda risolvere un paio di round e dovrebbe aver già capito tutti i meccanismi del gioco. L'unica cosa forse non così intuitiva è come risolvere quando due carte sono esattamente alla stessa altezza. Nell'esempio che vi ho appena fatto, ad esempio, ce n'erano due esattamente alla casella 2. Semplicemente il kart più avanzato è considerato quello che aveva un valore più basso di movimento nella carta che avete appena girato. Parlando di longevità, vi dico subito che quello che vi ho mostrato è lo scenario città, quindi tutte carte relative allo scenario cittadino in cui trovate solo come ostacoli le bombe, le buche e le taniche di benzina che vi ho appena mostrato. All'interno della scatola però trovate altri 3 mondi da sfidare. Trovate il mondo del ghiaccio, dove ci sono le caselle scivolose. Semplicemente quando un kart ci passa sopra è obbligato a fermarsi nella casella subito dopo. Va da sé che se non esiste una casella dopo il kart è distrutto. Avete poi lo scenario della giungla in cui sono introdotti gli alberi. Semplicemente quando il kart finisce su un albero rimbalza con un effetto molla direttamente nella prima casella della sua corsia. E infine c'è lo scenario deserto che mette insieme tutte le cose e aggiunge anche i razzi. Semplicemente quando un kart passa sopra a un razzo finisce istantaneamente nell'ultima casella della sua corsia. Va da sé quindi che potete tarare la vostra difficoltà, mixare liberamente gli scenari e addirittura giocare ai Grand Tour, ovvero sia dei mix già predefiniti che trovate all'interno del regolamento. In questo modo avete una sorta di variabilità che può andare a soddisfare un po' tutti i tipi di palato. Sempre parlando di longevità, avete notato che le carte possono essere ruotate durante la fase di mescolamento, quindi avete 4 lati possibili che vanno a combinarsi con altri 4 lati possibili e con altrettante configurazioni dei vostri kart. Insomma, moltiplicate per tutte le carte che ci sono, sono tantissime combinazioni. Parlando invece di scalabilità, vi dico che questo gioco lo preferisco in tanti al tavolo, al di là proprio dell'atmosfera che si genera al tavolo, più che altro perché riesce un po' a livellare le cose. Diciamo che ci sarà la possibilità per tutti di vincere almeno un round, ci sarà magari qualcuno che andrà a dichiarare finish anche se effettivamente non ha finito la carta e quindi ha fatto un errore. Insomma, ci sono un po' di dinamiche che vanno a livellare proprio la complessità. Viceversa, se state in 2 giocatori dovete essere allo stesso livello, perché se uno è più allenato in questo gioco, perché vi dico che ci si può allenare,
diventare più bravi nel colpo d'occhio e nell'avere il ragionamento giusto per fare prima, potrebbe prendere il largo vincendo i trofei che valgono magari da 6 addirittura 9 punti, quelli nel deserto, e quindi prendere troppo il largo e lasciarvi indietro. Insomma, decidete voi il livello di cattiveria che volete avere al tavolo. Direi quindi che concludo dicendovi che questo gioco è proprio uno di quelli che mettete in tavola senza paura. Anche quelli che sono più riluttanti magari si avvicineranno incuriositi e proveranno a giocare un paio di manche nella loro testa, per poi chiedere magari di sedersi al tavolo e provare una volta dal vivo. Con questo quindi vi invito a fare una partita o comunque avvicinarvi a questo fantomatico tavolo, e chiudo con un ciao e alla prossima!